Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come sempre l'invito qual è? È quello di iscrivervi, lasciare un like, anzi molti like, e se il video vi sarà piaciuto alla fine vi chiedo di condividerlo. Anche oggi continuiamo il nostro viaggio fra le razze canine. Oggi parliamo di un bellissimo cane, il Setter Gordon. Origini, nato verso la metà del XIX secolo dall'incrocio fra il setter inglese e il collie. Secondo alcuni, alla formazione della razza parteciparono anche il Chien de Saint-Hubert, il Bloodhound e il Pointer inglese. Standard, testa e muso sono voluminosi, di aspetto quadrato, con stop molto marcato. Morfologia, braccoide, cane da ferma, FCI 6, gruppo 7. Taglia e peso, altezza garrese circa 66 cm per i maschi, 62 per le femmine, peso fra i 30 e i 25 kg. Orecchie attaccate basse, pendenti, di forma triangolare. Il mantello è nero antracite, con focature fulve su gola, petto, arti e piedi, sopracciglia e ai lati del muso. Corpo massiccio e pesante, pelo lungo, setoso, leggermente ondulato, con frange non troppo folte. Il temperamento del Gordon Setter può essere definito con le seguenti parole: fiducioso, allerta, intrepido, abile, intelligente e coraggioso, leale ed affettuoso. Tutte qualità senz'altro positive e molto apprezzate in un cane domestico o un cane da lavoro, grazie anche alla sua resistenza fisica e forza. Questa razza è tendenzialmente pacifica e tranquilla, oltre che molto accomodante nei confronti del padrone. Questo cane storico, dall'aspetto elegante, presenta un'indole estremamente espansiva, in larga misura nei confronti del padrone, verso il quale riserva le più affettuose delle premure. In genere non ama essere isolato o lasciato in disparte, e la socializzazione è alla base delle sue esigenze. Il Setter Gordon quindi è un cane dotato di grande intelligenza, educato, tranquillo, tenero e obbediente. Sul lavoro è meno veloce, la sua ferma è meno estesa rispetto agli altri setter. Può essere anche un eccellente cane da compagnia, ha un superbo olfatto e una certa attitudine al ruolo di cane da guardia. Essendo un corridore instancabile come il fiuto del cacciatore, ha bisogno di molto esercizio fisico in luoghi dove possa liberare la sua esplosività. Anche una bella nuotata di tanto in tanto lo renderà molto felice. Anche se non verrà utilizzato per la caccia o sport affini, il Setter Gordon rimane un cane con l'istinto del cacciatore nel sangue, quindi nel suo addestramento dovrà essere necessariamente inserita l'attività venatoria. Anche per oggi eccoci giunti alla fine del nostro video. Io intanto vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial.